Ciao a tutti, oggi vediamo gli ultimi arrivati, sempre Moscot, in realtà sempre Lemtosh, anche questa però vedete è un'edizione particolare, secondo me sono stupendi. Allora, il packaging è il medesimo dell'altra volta, cioè solita busta di stoffa e solita custodia, quindi in cartone con l'apertura carina questa qua a busta. La custodia è come quella dei phone, chiaramente in una misurazione standard, quindi tipo quella di Ray-Ban come diciamo forma, anche se questa chiaramente è rifinita molto meglio, anche la pelle è molto migliore di quella di Ray-Ban. Adesso vediamo subito gli occhiali. Allora, sono un po' la moda, nel senso che ormai adesso vanno questa diciamo montatura chiara. Allora, si chiamano Lemtosh TT, che dà il nome al materiale, che è titanio, e hanno una lente che si chiama Crystal, quindi non è una lente, è una lente da sole, non è diciamo scurissima, quindi diciamo non cioè se avete il sole contro un pochino dà fastidio, però comunque ripara dagli UV, un pochino fa, nel senso che comunque anche se non è scurissima ripara. Ah, la montatura è la classica Lemtosh da 46. Adesso vediamo se riusciamo a farlo, ecco, sì, si dovrebbe vedere Crystal Gold, vedete 46-24 Lemtosh TTS Sun. E qua, ecco qua, si dovrebbe vedere che c'è scritto Moscot. Ok, vedete che hanno la parte che hanno chiaramente dentro in titanio, la barra finale è in titanio, che è molto fina, sono molto comodi, devo dire, anche più comodi dei Lemtosh, quelli fold che ho, perché hanno questa barra che almeno a me dà meno fastidio rispetto alla plastica un pochino più spessa. La lente, vedete, è chiara, abbastanza chiara. Adesso poi vi faccio vedere qualche foto indossati, però insomma è una montatura classica, devo dire che sono, almeno a me piacciono tantissimo, quindi è una montatura che adesso tra l'altro è uscita qualche anno fa in realtà, si trova sul sito con queste lenti. Allora, questi sono gli unici Moscot, che poi ho anche dei Nielsen, che magari presente farò un video, che sono riuscito a trovare a un prezzo abbastanza scontato, anche perché poi questi partono da una cifra anche più alta, mi sembra che partono da quasi 400 euro, e li ho presi con il 20% di sconto, quindi alla fine l'ho pagati sui 300, insomma 310-320, adesso non ricordo, però comunque sia l'ho pagati a un buono sconto, chiaramente sul negozio online. Ed ecco niente, quindi questo è un altro occhiale che ho acquisito, secondo me molto molto particolare, anche questo teoricamente è un'edizione limitata, quindi non credo che faranno in eterno, quindi per chi li colleziona diciamo anche in valore collezionistico, chiaramente modelli di questo tipo come i Fold eccetera, che non mai non fanno sempre. E niente, alla prossima.